dovremo d'ora in avanti anche reimparare ad avere fiducia in qualcosa, nel nostro lavoro, nelle persone che stanno con noi e via dicendo. Ed è questo il tema sul quale vorremmo coinvolgere appunto i 3 docenti universitari che abbiamo ospiti oggi, con i quali vorremmo sviluppare, sia pure a distanza, come dire, un dialogo, nel senso che mi piacerebbe poi anche che fra di loro interloquissero con me, fra di loro appunto, relativamente attorno al tema della fiducia. La prima che chiamerei in causa è Angelica Moè, che è una docente di psicologia della motivazione e delle emozioni all'Università di Padova, per cui anche le emozioni hanno in un periodo come questo una grande importanza. E a lei, eccoci Angelica, buongiorno, benvenuta. Nel frattempo vedete nei riquadri, così completo anche le presentazioni, abbiamo anche Mariano Diotto dell'Università di Venezia e Claudio Melchior, ma credo Melchior sia corretto la pronuncia dell'Università, è uguale dell'Università degli Studi di Udine. Ecco, dicevo, vorrei cominciare con Angelica Moè, che ha appunto, come dire, un taglio psicologico, no, della sua analisi, relativamente proprio al tema della ricostruzione della fiducia dopo un momento come quello che abbiamo trascorso, e auspicando che in qualche modo sia veramente arrivata una cesura rispetto da quello che è stato e quello che potrebbe essere d'ora in avanti. Angelica, ci aiuti a capire. Bene, mi aiuto a capire portando la prospettiva sull'interno. Tipicamente, no, noi pensiamo alla fiducia come qualcosa che si ripone fuori, tu riponi fiducia nel futuro, in una persona, in una realtà. Invece io porto la prospettiva sulla fiducia che noi riponiamo in noi stessi. Cioè dobbiamo reimparare a essere fiduciosi verso di noi prima che verso gli altri. È la base. Ovvero, se una persona nutre fiducia in sé, è molto più probabile che poi riponga fiducia in altre persone, nel futuro, nel cambiamento. E parte tutto da questo sentirsi fiduciosi in sé. Allora il quesito viene semplice: come si fa ad avere fiducia in sé? E lei diceva: mi occupo di motivazione e di emozioni, mi occupo anche di autostima, ho scritto anche rispetto a quello. Quindi l'importante è questo tenere fiducia in sé, e in base a evidenze scientifiche, numerosi studi, questa fiducia in sé si costruisce su 3 bisogni. Bisogni sono universali, ovvero non cambia lo stato, le condizioni, pre-Covid, durante Covid, post-Covid. I bisogni sono universali, e questi bisogni universali, nella misura in cui la persona li sente soddisfatti, riesce ad esprimere fiducia, si sente radicata, centrata a se stessa, confidence noi usiamo come termine. Certo. Quali sono questi 3 bisogni? Cioè, i 3 bisogni imprescindibili, credo che di uno si sia parlato tantissimo, è il bisogno di accettazione, sarebbe il termine più centrato, e qualcuno dice di relazione, di connessione, di sentirsi connessi, ma non perché tiene la linea, connessi perché sei in relazione, quindi sentire di essere accettato, incluso, connesso, di mantenere, di costruire questa relazione. È chiaro che su questo possiamo imparare a costruirla magari con i mezzi alternativi, come stiamo facendo ora, quindi costruire relazioni. Questa la pandemia ha sicuramente giocato un ruolo, nel senso che ci ha costretto anche a riconsiderare le modalità di alcune delle nostre relazioni, no? E siamo stati velocissimi, perché è talmente forte sto bisogno di connessione, che gli autori li chiamano di accettazione, sarebbe qualcosa di più profondo: tu ti senti voluto, non ti senti escluso, diverso, lasciato da parte, quindi ti senti connesso, voluto, questo è il bambino che si sente accettato per com'è, e dopo crescendo ci sentiamo noi che ci accettiamo o che ci autodenigriamo, cioè diciamo non valgo, non vado bene, non sono adatto, che è la non accettazione. Questa è la fiducia in sé, che si costruisce dall'aver vissuto negli anni un ambiente appunto accettante. Quindi questa connessione, questo sentire di valere, di sentire di avere un ruolo, sentirsi bene con se stessi, ecco, è imprescindibile. Su questo abbiamo imparato, siamo stati velocissimi proprio perché ne abbiamo tantissimo bisogno. Questo è il primo. Il secondo bisogno, che pure è importantissimo, è il bisogno di competenza.
fare delle cose e queste cose ti vengono, ti riescono, ti cimenti, ti applichi anche a lungo e hai un risultato, un bisogno fortissimo. Per questo le persone cercano un lavoro, un impiego, un'attività, si danno da Certo. fare, perché vogliono, ma per lo stesso motivo a volte le persone si ritirano, si abbandonano, mollano tutto, perché hanno paura a sentirsi incompetenti. Se mi metto in gioco non mi viene, se ci riprovo sbaglio ancora. Anche su questo possiamo reimparare, perché gli ambiti dove magari eravamo competenti o le strategie e modalità che usavamo un tempo adesso vanno rimodulate. Abbiamo Anche visto noi questo ha docenti avuto universitari. una grande Certo, accelerazione, insegnavamo con diciamo. certe modalità che non sono più applicabili nel momento in cui hai 250 francobolli su uno schermo, un'altra Certo, modalità. certo. Così per tantissimi altri lavori, qui sentirsi competente passa attraverso la competenza, saper come fare. Anche lì abbiamo visto come sono state persone, si sono date molto da fare per trovare il modo di sentirsi competenti anche a mutare delle condizioni. E infine l'ultimo, che credo sia quello su cui potremmo spendere una settimana, è il bisogno di predicibilità. Quindi uno, accettazione, mi sento accettato, accetto me stesso e quindi sto bene. Il secondo, mi sento competente e quindi vedo di essere capace, anche l'ambiente dà dei rimandi di capacità. Certo. E poi la predicibilità, capire cosa succede. E What next? qui siamo stati messi a dura prova E sulla qui siamo stati predicibilità. messi a dura prova. Se la teoria dice cosa avviene anche nello sviluppo psicoaffettivo, no? Il bambino impara che se fa questo succede l'altro, se piange tanto allora la mamma arriva, se mi arrabbio qualcuno sì, se faccio questo. Predicibilità è che capisco dei nessi, se faccio mi accade, no? E questi nessi, diversi di questi nessi, ci sono un po' saltati in alcuni casi se ci manca l'allora, puntini, puntini. Ecco, questa predicibilità credo che ancora ci stiamo piuttosto Eh lavorando sì, e impegnando. assolutamente. Molte grazie Angelica, eventualmente poi torniamo nella discussione anche con i nostri due Certo. interlocutori. Chiamerei in causa adesso Mariano Di Otto, cambiando radicalmente prospettiva. Mariano Di Otto, come vi ho detto in sede di presentazione, è un brand strategist, è un neurobranding expert e quindi potrebbe probabilmente aiutarci a comprendere come la fiducia e il concetto di fiducia siano notevolmente cambiati anche alla luce di alcune esperienze che hanno fatto irruzione nella nostra vita quotidiana, non soltanto degli specialisti, per esempio l'intelligenza artificiale, quanto sta influenzando un cambio di atteggiamento relativamente alla fiducia, ma anche l'automazione, l'internet delle cose, tutte queste come dire, novità molto accelerate che abbiamo imparato a conoscere nell'ambito degli ultimi 10 anni, tutto sommato, non di più. E che in qualche modo hanno influenzato, oltre che il nostro stile di vita, probabilmente anche il nostro concetto di fiducia, visto che oggi parliamo di questo. Dico bene, professor Di Otto, è così? Certo, dice benissimo, perché in Buongiorno. fondo, buongiorno a tutti intanto, beh, in fondo il tema della fiducia ha radici, abbiamo sentito, no? Sia psicologiche ma anche antropologiche, sociologiche, e noi della comunicazione che come statuto epistemologico sono i più recenti, insomma, nati, dobbiamo un po' attingere a questi elementi qui. Quindi possiamo dire che nella vita quotidiana noi abbiamo fiducia, anche se questa fiducia non è calcolabile a livello umano con un grado di certezza pari al 100%. Ad esempio, noi prendiamo la metropolitana senza sapere chi la sta guidando, addirittura la guidano in remoto, oppure questa fiducia la riponiamo ad esempio nel prendere una cabina della funivia e abbiamo visto cosa capita, Che oppure in non autostrada. sempre è ben riposta, diciamo così, questa fiducia, Esatto, purtroppo. esatto. Però evidentemente l'uomo, l'individuo, pone questa certezza in questi dati che ormai sono già consolidati. Oltre a questa fiducia che riponiamo nel mondo esterno, la comunicazione ci spinge oggi ad aver fiducia anche in quelli che sono gli algoritmi. Quindi noi, ad esempio, accettiamo passivamente i consigli che ci dà Amazon su comprare un libro o su Netflix di vedere qualche cosa in televisione. E quindi è cambiato, sta cambiando il grado di fiducia che gli individui hanno, quindi che le persone hanno su queste tecnologie. Anche C'è un perché, mi libro scusi interessante. professore, le chiedo, ma quante sono al mondo le persone che sono in grado, come dire, di padroneggiare un algoritmo?
credo, una strettissima, credo che sia una strettissima minoranza, quindi voglio dire il livello di fiducia deve essere particolarmente elevato, perché il livello di conoscenza invece è particolarmente basso da parte della platea generalista, no, infatti. Certo, infatti questa è una conseguenza della fiducia di cui dopo vorrei fare un breve accenno. Volevo citare una frase di una docente della Oxford University, Rachel Botsman, che ha scritto un libro, tra l'altro tradotto in italiano, di chi possiamo fidarci, come la tecnologia ci ha uniti e perché potrebbe dividerci. Lei dice: la fiducia è una relazione ottimistica con l'ignoto. Bellissima frase, perché noi non abbiamo tutti i dati a disposizione per poter scegliere, eppure riponiamo fiducia. E tra l'altro sta avvenendo qualcosa di interessante, che c'è un calo di fiducia nei confronti delle istituzioni, mentre c'è un aumento di fiducia nei confronti del prossimo. Perché se pensate, noi decidiamo di acquistare in rete qualche cosa fidandoci di chi sta dall'altra parte, in realtà non lo conosciamo per niente. Nei social network noi cediamo i nostri dati più importanti a degli sconosciuti, cediamo il nostro nome, cognome, la data di nascita, dove viviamo, cose che non faremmo neanche nella vita reale, perché no, neanche ad un parente probabilmente. Esatto. Non una persona sconosciuta. Io faccio un esempio ai miei studenti all'università, dico sempre: ma voi dareste la vostra carta d'identità a uno sconosciuto per strada, così, il vostro codice fiscale a uno sconosciuto? Assolutamente no. Eppure la tecnologia sta cambiando il modo con cui noi viviamo proprio la fiducia, e si sta introducendo un nuovo concetto che noi della comunicazione stiamo studiando, che è una fiducia distribuita, che deve farci capire perché il cervello delle persone inizia a fidarsi di computer che sono ben addestrati, che ci possono dare dei consigli su chi scegliere a livello amoroso, che ci danno dei consigli su quale malattia curarsi, e di tantissime cose che fino a pochi anni fa pensavamo fossero una scelta personale, mentre adesso noi riponiamo questa fiducia non più solo in noi stessi, come ha detto prima la professoressa, ma non solo nel prossimo che è vicino a noi, ma anche in enti esterni. E quindi il problema non è tanto lo sviluppo della tecnologia, ma dovremmo studiare di più come noi ci approcciamo, quindi come cambia la tecnologia, sta cambiando la fiducia. E quindi qui entrano in scena quelli che io chiamo nuovi arbitri della fiducia, che sono degli enti, come ad esempio tutte le piattaforme che ci sono e su cui noi lavoriamo e che sono presenti in tutti i giorni della nostra vita, che stanno cambiando il potere cognitivo della nostra mente, come noi decodifichiamo le informazioni che ci sono date. Quindi sta partendo quella che, non solo con il Covid, ma già prima del Covid, quella che è chiamata una nuova era della fiducia, su cui sicuramente avremo dei vantaggi, perché abbiamo visto, per fortuna, che c'era la tecnologia che ci ha permesso di restare collegati in questo periodo. Io immagino la scuola fosse stata 30 anni fa, esatto, l'avrebbero anche 20, sospesa per anche un anno 20, e mezzo. Certo, esatto, certo. Esatto, esatto. Quindi, molte attività lavorative, tra l'altro. Certamente, certamente. Quindi in questo momento stiamo cambiando noi stessi e stiamo facendo degli atti di fede di fronte a qualche cosa che è ancora più ignoto, ad esempio, del conoscere le caratteristiche dell'autista su cui saliamo e prendiamo l'autobus. Stiamo facendo un atto di fede di fronte all'intelligenza artificiale. E quindi vediamo che la fiducia sta aprendo nuove strade, che di per sé sono anche positive, perché pensate, ovviamente noi abbiamo più servizi in questo momento, e quindi potremmo dire che da una parte la fiducia può essere la strada per creare nuove idee, per promuovere il cambiamento. Pensate, un esempio tipico è quello di Alibaba, che ne so, questo grande portale cinese che è riuscito a sconfiggere qualche cosa che in Cina è qualche cosa di fondamentale, che è la fiducia tra due soggetti, per cui acquistano da persone che non conoscono, cose che magari nel mondo occidentale per noi è un po' più semplice, quindi Amazon aveva già fatto strada prima. Quindi la fiducia in questo momento a livello comunicativo può essere una nuova strada su cui viaggiano queste idee, ma dall'altra parte possono anche essere, ci sono molte, molte domande, ci sono molti interrogativi. Infatti, per concludere, potremmo dire che la fiducia è una stima dei risultati, della probabilità che le cose vadano bene, sperando certo, che vadano bene. Non c'è però dubbio. La probabilità di un risultato negativo è dietro l'angolo. Certo, l'abbiamo visto e dobbiamo essere giorni. Consapevoli, dobbiamo essere consapevoli. Certo, certo. Mentre c'è una fiducia, potremmo dire un po' incondizionata, anche dovuta alla non conoscenza, perché prima, come ha detto la collega che parlava di fiducia, appunto c'è la fiducia quella affettiva, potremmo dire, quella degli amici, dei familiari, sì. Ma c'è questa fiducia cognitiva
che è legata al mondo del business, che è ancora tutta da studiare e ancora da comprendere sul perché il nostro cervello riesca a dare un giudizio positivo su qualche cosa che a livello percentuale ha un livello di certezza molto vicino a percentuali bassissime. Questa è un po' la sfida della comunicazione. Assolutamente. Grazie intanto, professor Diotto. Io chiamo e coinvolgo il nostro terzo interlocutore in questa carrellata scientifico-cognitiva sulla fiducia, che è Claudio Melchior. Dicevo, professore di sociologia di processi culturali e comunicativi all'Università di Udine, quindi la sua è appunto un punto di vista sociologico relativamente a un elemento, quello della fiducia, che in qualche modo è alla stessa base sostanzialmente del nostro vivere sociale, del nostro vivere comune. Probabilmente senza fiducia continueremo ad ammazzarci fra tribù diverse, come è accaduto in altre epoche della nostra storia umana. Se pensate che perfino, come dire, nel diritto, il concetto che sta alla base di ogni transazione è che le persone si comportino in buona fede, cosa che purtroppo non sempre succede, per questo servono le leggi che in qualche modo puniscono i comportamenti di chi in buona fede non è. Ecco, Claudio Melchiorra, lei chiedo, com'è cambiato il concetto di fiducia dal suo punto di vista, come ho chiesto anche ai suoi colleghi precedentemente, relativamente al suo al comportamento umano e degli uomini tra di loro, sostanzialmente, che è quanto la sua scienza un po' indaga, no, in quest'epoca così straordinaria. Io ne parlo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista comunicativo, perché in realtà la comunicazione è il primo tema di cui mi occupo nei corsi di relazioni pubbliche che abbiamo a Gorizia. E che è il tema esattamente di cui ci occupiamo in questo festival delle pubbliche relazioni. C'è una connessione molto forte tra il concetto di comunicazione e il concetto di fiducia, e tante cose sono già state buttate sul piatto. A me piace sempre iniziare in maniera brevissima parlando dell'etimologia delle parole. Fiducia è una parola che contiene al suo interno la stessa radice della parola fede, e questo ci dà l'idea di come la fiducia possa essere vista sia in senso transitivo sia in senso intransitivo. Intransitivo, certo. È quello di cui ha parlato la collega parlando della fiducia come senso positivo nei confronti del futuro, nei confronti di se stesso, è il sinonimo di essere fiducioso, ok? E altra cosa invece è la fiducia nei confronti di qualcosa, di qualcuno, di un brand, di un'azienda, di un'istituzione, di un media, di una qualsiasi tipologia di soggettività. Com'è cambiata la fiducia in questo ultimo anno e mezzo? Secondo me non molto di più di come stava cambiando all'interno di un trend molto più lungo negli anni. I colleghi l'hanno sottolineato. Sicuramente questa fase di pandemia ha stressato, okay, la nostra confidenza nel futuro e forse anche la nostra confidenza nei confronti di tanti media, di tanti soggetti che parlano all'interno del reale, se non altro perché verifichiamo delle contraddizioni. Questo periodo è stato un periodo di grandi contraddizioni all'interno del panorama e di tutto ciò che ci è stato raccontato. Anche nella comunicazione della malattia, c'è stato un tema di grandissime nella contraddizioni. Della malattia e di tanti aspetti, come dire, no, attorno a tutta la crisi che si è creata. La contraddizione è ovviamente qualcosa di evidente che il pubblico in qualche modo osserva, ed è evidente che quando io vedo un soggetto che prima mi dice bianco e poi mi dice nero, sulla stessa cosa, senza magari tematizzarmi la differenza che è avvenuta all'interno, scusate, mi sono sbagliato, non era bianco, è nero, è chiaro che questa cosa va a minare in una maniera abbastanza forte quelli che sono i rapporti. Infatti dicevamo prima qui tra di noi che una categoria che avrebbe dovuto dotarsi col senno di poi di un buon comunicatore è quella dei virologi o degli scienziati in generale, che in questa fase pandemica hanno dato delle comunicazioni spesso molto contraddittorie, no? Tra di loro. Sono d'accordo con lei, al tempo stesso mi viene da dire che forse avrebbero dovuto essere le istituzioni e i media a filtrare le parole dei virologi, che non nascono comunicatori. Quindi, sì, non è il loro mestiere, non è, infatti. Io ho studiato a lungo la comunicazione dell'emergenza, basandomi su studi più che altro americani, no? Era un tema del mio dottorato di tanti anni fa, e mi ricordo che il tema 1 della comunicazione nell'emergenza, il problema principale che ci dicevano tutti e che in tutti i manuali era riportato, era evitare di creare panico.
Perché? Perché il panico, la paura creano un ulteriore problema in un'emergenza, no? Il problema di non avere fiducia più nel comportamento delle persone, perché il comportamento delle persone spinto dalla paura può essere irrazionale e può creare più problemi di quelli che l'emergenza stessa sta già creando. E mi pare che questa tipologia di pensiero non sia stata molto utilizzata. Ma quello che volevo dire semplicemente è che il concetto di fiducia è minato in qualche misura e cambia nel tempo con una diminuzione tendenziale della fiducia nei confronti dei media, nei confronti delle istituzioni, che noi abbiamo verificato nel corso degli ultimi decenni. È misurabile, infatti. È assolutamente misurabile, tutte le fonti sono d'accordo su questo. Perché cambiando il mondo cambiano anche le condizioni con cui noi possiamo avere fede di qualche cosa. E io qui sottolineo che l'esistenza della rete, che di solito viene, che qui è stata citata a livello di social media e a livello di fake news, no? Sono le parole chiave che ho sentito in precedenza. Beh, la rete è anche un qualcosa di più, è una capacità di ritrovamento di informazioni che è completamente incomparabile a tutto ciò che è avvenuto in passato, cioè quello che noi stiamo vivendo negli ultimi 20 anni, in realtà, perché questo è il periodo di nascita reale di tutti questi fenomeni, è incomparabilmente diverso da tutto il resto della storia umana. Nel passato antico, la fiducia veniva costruita più che altro sulla mancanza di informazioni. Cioè, io avevo fiducia perché non avevo la possibilità di controbattere questa fiducia, non avevo la possibilità di andare a cercare altre fonti. Invece la moltiplicazione delle fonti è un qualche cosa che inevitabilmente va a mostrarci che è un po' difficile avere una fiducia incondizionata, in quanto la verità non esiste, che è una cosa che io dico sempre quando sento parlare di fake news. Attenzione, la realtà è un concetto astratto. Sì. E non è oggettivo, tra l'altro. Non è oggettivo. Non è oggettivo e non è rintracciabile. E noi a livello sociale possiamo avere solamente punti di vista differenti con cui osserviamo le cose. Chiaro. Io avrei una cosa da dire, se vuole, già subito in conclusione. Il rapporto tra fiducia e comunicazione è fortissimo, perché la comunicazione senza un rapporto di fiducia nei confronti dell'emittente non serve a niente. Io posso dire quello che voglio, ok, nella maniera più convincente, più chiara, più efficace possibile, ma se mi scontro con la mente di un ricevente che non è disponibile a dare fiducia alle mie parole, cioè non è disponibile in questo caso a dare una forma di credibilità, e questa credibilità me la dà per quello che dico, ma anche per come mi percepisce, per quella che è la mia figura, per gli stereotipi e pregiudizi che mi precedono, per tutte queste tipologie di cose. Se non c'è questo rapporto di fiducia, il rapporto di comunicazione cade nel vuoto. Un'azienda che dica la mia bibita è buona nel momento in cui io non ho fiducia nei confronti delle parole di quell'azienda non significa niente, anzi addirittura può significare il contrario di quello che si intendeva nel nostro messaggio. Ecco, a questo proposito io vi lancio una domanda che è anche un po' una provocazione, per così concludere rapidamente la nostra conversazione a tre, che appunto rimando a tutti e tre voi. A proposito esattamente del tema della fiducia e della comunicazione, qual è la vostra analisi, ciascuno dal vostro punto di vista, della situazione attuale relativa a fiducia e comunicazione in una cosa che si chiama per esempio vaccino? Cioè, qual è dal vostro punto di vista la reazione, al netto delle convinzioni personali di tutti, di ognuno di noi, per cui nessuno è obbligato a fidarsi di ciò che la medicina ci propone, ma qual è l'analisi psicologica, sociologica, neurobranding relativamente alla comunicazione e alla fiducia legata a un tema così forte come quella dell'antidoto al male che ci ha colpito negli ultimi 18 mesi? Cominciamo dalla psicologa. Sì, certo. Tipicamente le persone cercano, come dire, dei confronti, e dietro a questi messaggi, funziona o non funziona, effetti avversi, quanto dura, qual è il migliore, chiedono informazioni, e noi sappiamo dalla psicologia che ci sono tanti bias, ovvero c'è ad esempio un bias della disponibilità. Ti viene in mente l'esempio di un parente, un conoscente che è andato tutto bene o che è stato male o che diventa il benchmark, in come si base a dice quello in economia. E tu non guardi la statistica che dice 2 su 10.000, ma quell'uno che ti viene in mente, o viceversa ti può venire in mente un altro esempio e quindi favorire un altro tipo di scelta. Reazione, certo. Quindi,
Chiaramente noi abbiamo bisogno di confronto e torno al mio punto iniziale, questo sentirsi connessi, sentirsi con gli altri con cui ci identifichiamo, con cui ci confrontiamo, vediamo la loro esperienza e da lì traiamo spunti. Anche abbiamo bisogno di predicibilità e, come si è detto più volte, Certo. le informazioni che arrivano e le scelte anche che vengono proposte non danno questo senso di continuità, di coerenza, di logica in alcuni casi, e per qualcuno questo potrebbe ingenerare confusione. Mi ritrovo anche col collega che sottolineava la paura. E certo, una scelta nell'una o nell'altra direzione dettata dalla paura tipicamente non è una buona scelta. Chiaro, chiaro. Ma allora a questo proposito, professor Melchior, dal suo punto di vista, lei prima ha detto giustamente il fatto che un'azienda dica la mia bibita è buona in assoluto non significa nulla, ma lo stesso potrebbe dirsi del fatto che una ditta dica il mio vaccino è buono. Come ci regoliamo di fronte a questa? Io non voglio ovviamente entrare No, all'interno senza entrare nel merito della validità del del tema vaccino. vaccino. Il tema è come dire, è la nostra reazione alla comunicazione. Ma la collega ha sottolineato l'importanza dell'esperienza diretta e quella sicuramente è qualcosa che smuove il nostro modo di percepire il mondo, per cui molto di più dei media e delle esperienze Non c'è mediatiche. Quindi dubbio. quello è un dato. Nelle esperienze mediate io registro comunque che la fiducia nei confronti di determinati metodi è stata minata un po' anche dalla comunicazione ufficiale. Basta analizzare uno dei vaccini, il più controverso, non lo cito neanche. Sì, non serve, non Ok, serve. nei primi minuti è stato detto che funzionava sulle persone sotto i 40 anni, poi controordine, no, funziona sulle Sì, persone è sopra i 70, controindicato, no, controordine, certo. funziona sopra i 60, no, controordine, lo dobbiamo bloccare, no, controordine, va benissimo, però lo diamo alle persone sopra i 50. Allora, io non voglio, ripeto, entrare nella validità del metodo, perché non so nulla, ma sicuramente una comunicazione contraddittoria di questo tipo Non ha non è aiutato, molto, assolutamente, chiaro. ecco, non aiuta ad avere fiducia in questo. E più che la contraddizione, io credo che la mancanza di fiducia, la mancanza di affidamento nei confronti del media o la diminuzione dell'affidamento nei confronti di quello che ci viene detto, può dipendere più che dalla contraddizione, dal fatto che questa contraddizione non viene mai spiegata, non viene mai affrontata, no? Viene Ci viene rimossa detto la casomai, viene comunicazione. rimossa, infatti. La comunicazione ufficiale è quella giusta, ascoltatela, non seguite le fake news, però poi la comunicazione ufficiale non è sempre univoca. E quando non è univoca, allora io scopro che se tu mi hai detto bianco e poi mi hai detto nero, una delle due volte doveva Si esserci crea il qualche errore. cortocircuito inevitabilmente, certo. Esatto. Professor Diotto, dal suo punto di vista, come Condivido sta? quello che hanno detto i colleghi in toto, perché siamo proprio allineatissimi. Il problema purtroppo della comunicazione è che non c'è asimmetria informativa, nel senso che se chi comunica e chi riceve hanno lo stesso bagaglio di informazioni e la stessa capacità di decodifica, sarebbe facilissimo, non ci Certo, sarebbe ma non è nessun mai così, problema, perché non è mai così non è purtroppo. così, soprattutto quando si va in un linguaggio di tipo scientifico, dove per forza di cose è necessario semplificare. Tenendo conto che poi le persone adesso non compiono una scelta che è tipicamente razionale, ma compiono il più delle volte delle scelte emozionali. E quindi l'emozione, che è sempre frutto del cervello, non è una cosa di pancia, è sempre il cervello che elabora le emozioni. Però in questa elaborazione delle emozioni, evidentemente entrano dentro degli elementi che non sono logici, che non sono certi, Razionali, di certo. conseguenza razionali. Di conseguenza anche alcune reazioni, quindi quello che vediamo accadere, questi scontri anche che ci sono, che abbiamo visto nei giorni scorsi, no? Contro il vaccino, contro queste cose qui, sono elementi che non sono dettati da posizioni razionali, ma sono dettati da posizioni emotive, in cui il dato certo non è comunicato in maniera corretta. Infatti condivido quello che hanno detto i colleghi, che il problema in questo periodo non è tanto del mondo della medicina, perché loro sono medici e quella è la loro professione e quello devono fare. È la comunicazione che doveva intervenire e mediare questo linguaggio complesso per quest'aspetto qua. Anche perché proviamo a immaginare, il problema di questo periodo è che questo virus, sostanzialmente, noi dobbiamo fare un vaccino prima di poterlo contrarre. Mentre tendenzialmente, Certo. se noi avessimo detto c'è questa medicina per guarire di una cosa di cui tu Troviamo sei una cura, malato, troviamo una cura, certo. nessuno avrebbe posto obiezione. In realtà,
qua si chiede un atto di fiducia molto grande, più grande e però anche molto simile a quello che veniva fatto con il vaccino antinfluenzale. Come mai il vaccino antinfluenzale ha dei numeri straordinari e non c'è stata tutta questa polemica, mentre questo ha avuto un ritorno di comunicazione così devastante? Io credo e condivido con i colleghi che è stato proprio un problema di comunicazione, perché i medici devono fare i medici, sono le istituzioni che devono comunicare in maniera efficace e rassicurare il pubblico. Quello del panico lo condivido, non si può fare una conferenza stampa alle 10:30 di sera, perché questo non è normale, non è logico. Già di per sé crea panico. Esatto, di per sé, oppure spostare, noi che facciamo comunicazione, chi fa pubbliche relazioni sa benissimo, se una conferenza stampa è alle 7 deve partire, non può partire alle 10:30, perché questo ritardo ovviamente crea all'interno dell'individuo ansia, emozioni che vanno a influire sull'aspetto razionale. Tu poi dopo puoi dire tutto quello che vuoi razionalmente, ma l'aspetto emozionale è quello che prenderà il sopravvento. Grazie, io ringrazio tutti e tre i nostri interlocutori. Devo dire che, volendo concludere questo panel e rimanendo, come dire, per contrasto al tema che ci occupa oggi Filippo, raramente io ho sentito dire tante volte l'espressione "io non mi fido" come sul tema su cui ci siamo appena interrogati. Con questo io congedo e ringrazio ancora Claudio Melchior, Angelica Moè, Mariano Diotto per il loro contributo molto interessante alla discussione sul rapporto tra fiducia e comunicazione, assolutamente stretto e cruciale. Li saluto e li ringrazio per il loro contributo.